ma le dimissioni di Federica Monsegno. Solo la dimissione di Federica Monsegno. E dice: tu dovresti fare come la Ibar Ruri. Tu tendrías que hacer como la, la pasionaria Ibar Ruri. E quindi dice: dimettiti. Dimite. E dice nello stesso tempo: voi che state al governo. E dice al mismo tempo: vosotros che estáis nel governo. Non state facendo quello che dovreste fare. Non estáis haciendo lo que deberíais hacer. E proprio in quello che dice che dovrebbero fare. Es justo en aquello que dice que deberían hacer. Si capisce che non vuole l'uscita dal governo. Se entiende que es que no queréis salir del gobierno. Perché sarebbe pazzo. Sería de locos. Chiedere la l'economia di guerra e quindi che le fabbriche lavorino anche di notte perché c'è la guerra. Exigir la economía de guerra y por tanto exigir que las fábricas trabajen también de noche por necesidades de la guerra. E tutta una serie di altre cose che Bernini scrive sia nella lettera aperta alla compagna Federica Monsegno che in altri documenti dello stesso periodo, immediatamente prima, che sono come la questione del comando delle milizie. Sì, e sollecitare questo e altre serie di questioni che Bernini scrive e añade nella carta aperta alla compagna Federica Monsegno. Tales como, por ejemplo, el comando de las milicias, el mando de las milicias. Pensare di chiedere di che la CNT abbia un come dire, lavori per entrare dentro il meccanismo del comando militare delle forze repubblicane uscendo dal governo. Sì, che era un po' una contraddizione questo, no? Es solicitar, exigir che la CNT pueda entrar allá donde se manda el comando de las fuerzas militares en el frente al mismo tiempo que se sale del gobierno. Quindi el Bernini è sempre molto preciso. Bernini, per esempio, non vede male la militarizzazione delle milizie. Bernini sempre è molto preciso. Bernini, per esempio, non vede male la militarizzazione delle milizie. Bernini è per il sequestro dei beni dei portoghesi, degli italiani, cioè dei paesi che aiutano il fascismo. Bernini sta per il sequestro, per la expropiación, sí, de los bienes de los portugueses, italianos y de otros nacionales de países que están ayudando al fascismo. Bernini denuncia che Mussolini stava trattando con Franco la cessione delle Baleari per l'imperialismo italiano in cambio dell'aiuto militare. Bernini denuncia che Franco e Mussolini stavano negoziando la cessione delle Baleari a cambio dell'aiuto militare a Franco durante la guerra. Di 40.000 uomini, camicie nere e 400 aerei da combattimento. Di 40.000 hombres, camisas negras, 400 erano di combattimento. E ne perderanno più di 200 gli italiani nella guerra civile spagnola. E moriranno più di 200. Aerei, eh? No, sì. Aerei molto, molto moderni. Bernini chiede che si cambino gli ambasciatori e i consoli. Sì, Bernini esige che si cambino ambasciatori e consoli. Bernini è favorevole al piano Besnard. Sì, Bernini è favorevole al plan Besnard. Besnard, sì, al plan Besnard. Era il segretario generale della IT. E quindi Bernini non può chiedere che si cambi, per esempio, chi gestisce la polizia, che ancora è legata al vecchio regime, o ai comunisti, pensando di uscire dal governo. Sì, Bernini pensa che non si possono fare questi cambi, cioè esigir che si cambi, per esempio, la polizia. Y los cargos del antiguo régimen al mismo tiempo que se sale del gobierno. Sarebbe un pazzo. Sí, sería un loco si pensara así. Infine, sí, estos son los tres elementos. Yo creo que la gente no sabe cuál era el plan Besnard. ¿Sabes cuál era el plan Besnard? È la cosa più politica che hanno escogitato gli anarchici, infatti è l'unica che non hanno fatto.
la cosa más política que han digamos, elaborado los diseñado los anarquistas y que de hecho tampoco ha salido bien. Viene da fuori, no la llevaron a cabo. Viene da fuori dalla Spagna, Pier Besnard era il segretario dell'AIT, che era l'internazionale anarcosindacalista, un belga francese. Sì. Viene de fuera, Pier Besnard, segretario dell'AIT, credo che era belga francese, disegna questo plan. Uh-huh. E praticamente bisogna sequestrare l'oro dalla Banca di Spagna. Primero, hay que secuestrar el oro del Banco de España. Y con questi soldi, con questo oro comprare le armi. Con este oro comprar las armas. Perché le armi alla Repubblica li dava solamente l'Unione Sovietica, fucili senza otturatori. Sí, porque las armas principalmente las daba solo la Unión Soviética, fusiles sin gatillo, digamos, sin obturador. Le prime armi arrivano due mesi dopo il colpo di Stato fascista. Las primeras armas llegan dos meses después del golpe de Estado fascista. La Repubblica viene riconosciuta un mese dopo il colpo di Stato fascista dall'Unione Sovietica. La Repubblica es reconocida por la Unión Soviética un mes después del golpe de Estado fascista. E nel frattempo stanno lavorando con i nazisti per il patto Molotov-Ribbentrop di non aggressione. Sí, al mismo tiempo que están en ese periodo trabajando con los nazis, en el pacto de no agresión, en el pacto Ribbentrop-Molotov. Que viene siglato subito dopo la fine della Repubblica Spagnola. Que se firma justo después del final de la República Española. Quindi la Spagna è una pedina di scambio nel gioco di Stalin. La España era una moneda de intercambio en el juego pues, que se llevaba Stalin. Quindi le armi, tra l'altro, non andavano neanche al fronte, una parte rimaneva dietro per le persecuzioni contro il PUM e contro gli anarchici, invece di andare al fronte. Sì, le armi, además, tampoco iban todas al frente, perché muchas se quedaban detrás, en la retaguardia, per perseguire al PUM e ese tipo di cose. E quindi il primo problema era di poter acquistare le armi, e quindi requisire l'oro della Banca di Spagna, e per questo era già pronto un treno blindato che doveva portare quest'oro da Madrid in Catalogna. Sì, il primo gran problema era comprare le armi e pertanto aveva che conseguire questo oro e per questo già si aveva incluso già montato un treno blindato che iba a ir di Madrid a Catalogna con il oro. E gli altri punti erano liberare Abdel Krim, che era un capo angelino berbero prigioniero dei francesi. Sì, altro punto era liberare Abdel Krim, che era il desastre di Annual, no? Bueno, era il leader, era un leader bereber che in quel momento stava preso por los franceses e che nel caso di averlo liberato hubiera creato un conflitto en el sur, en la zona de Marruecos, con lo cual una parte del ejército español franquista se tendría que haber ido para allá. Quindi creare la guerra alle spalle di Franco. Esatto. Creare la guerra alle spalle di Franco. Nel Sahara spagnolo, insomma. Nel Marruecos, Sahara spagnolo, eccetera. E questa cosa dava molto fastidio al governo socialcomunista francese. Esto molestava molto al governo socialcomunista francese. Perché avevano paura che poi si ribellassero anche in Algeria. Sì, tenevano miedo di che también se rebellaran in Algeria e Túnez. Però era un elemento fondamentale anche dal punto di vista internazionalista. Era un punto di vista non fondamentale. Non era solo una mossa politica. Sì, era un punto fondamentale, incluso desde il punto di vista internazionalista. E poi era la requisizione dei beni dei portoghesi, degli italiani di cui ho già parlato. Sì, también estaba pues eso, el secuestro de los bienes de los portugueses italianos de la cual ya hemos hablado. E poi la creazione di un fronte di resistenza partigiana nelle zone di Spagna già occupate da Franco. Y la creación de un frente de resistencia partisano en las zonas de España ya ocupadas por Franco. Tutte queste cose non vennero fatte perché Diego Abate Santillán all'ultimo momento. Todas estas cosas no se realizaron porque Diego Abate Santillán en el último momento. Così dice lui. Que según dice él. Telefona a la Monseni. Llama por teléfono a la Monseni. Y la Monseni que no sabía niente. Y la Monseni que no sabía nada. Mentre invece lo sapevano Durruti
Santillán e altri. Mientras sí que lo sabían Durruti, Santillán y otros. Blocca il piano non solo, ma lo rende pubblico. No tan solo bloquea el plan, sino que además lo hace público. In questo modo creando un casino enorme diplomatico con la Francia. Creando un follón además, un immenso follón diplomatico con Francia. E facendo in modo soprattutto che l'oro della Banca di Spagna, che era moltissimo, moltissimo, sì. Perché c'era ancora l'oro preso in Sud America, in Centro America. Y peor todavía, haciendo que el oro que tenía el Banco de España, que era muchísimo, porque además era oro que también venía de Sudamérica, etcétera, etcétera. Quello dei Maya, degli Aztechi, sí, etcétera, sí. Etcétera. Partisse per l'Unione Sovietica 15 giorni dopo. Partiera para la Unión Soviética 15 días después.